Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks, il canale dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la nota serie Il Trono di Spade. Perché nasce questo canale, potreste chiedere? Già conosciamo la storia di Westeros, potreste dire. No, vi dico io, all'interno del un ruolo del Nord si sente che rendono epica questa saga. Sigla! Oggi nuova puntata di Read With Me, dove continueremo a leggere i capitoli del primo libro delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, Il Gioco dei Troni. Per chi si fosse perso il primo video di questa rubrica, vi metto qui sopra il link del video dove abbiamo trattato il prologo. Oggi cominciamo con il vero e proprio primo capitolo del primo libro della saga. Come sappiamo, o per chi non lo sapesse, A Song of Ice and Fire è una saga di libri fatta a punti di vista. Il primo capitolo del Gioco dei Troni è di Bran. Si apre con Bran e gli uomini del nord, gli uomini di suo padre, che si stanno dirigendo verso un'esecuzione. E rispetto a questo, Bran ci dice: "This was the first time he had been deemed old enough to go with his lord father and his brothers to see the king's justice done. It was the ninth year of summer and the seventh of Bran's life." Ok, quindi da qui sappiamo che questa pratica, che viene chiamata The King's Justice, quindi la giustizia del re, è, diciamo, prassi, è costume del posto dove Bran vive. In questa frase, appunto, sappiamo che è la prima volta per Bran nell'assistere a questa pratica, di cui ancora non sappiamo niente, e che Bran è un bambino di 7 anni, nato durante l'estate, che per ora è durata 9 anni. Bran non sa chi è effettivamente il condannato a morte. E infatti, sentendo suo fratello Rob, il fratello maggiore, dire che probabilmente questo uomo era un wildling, quindi un bruto, Bran si convince che probabilmente sarebbe stato appunto un bruto. E qui abbiamo la prima introduzione al problema che il Nord, e poi scopriremo i Guardiani della Notte, hanno con i bruti. I bruti sono guidati dal re oltre la barriera, il cui nome è Mance Rayder, e che a quanto pare ogni tanto fa degli attacchi al Nord, o appunto ai Guardiani della Notte. Da qui capiamo questo. E non solo, ma Bran ci dice anche quello che si pensa dei bruti, quello che si sa dei bruti. E ce li descrive in questo modo: "The wildlings were cruel men," she said. Sta parlando della vecchia Nan. Lui ovviamente, diciamo, è un bambino di 7 anni, quindi la maggior parte delle cose che sa, anche se studia, perché ovviamente i lord studiano la storia, la politica, studiano tutto, però diciamo che molte delle informazioni che Bran ha, soprattutto quando si tratta del nord della barriera, sono dovute poco allo studio quanto ai racconti della vecchia Nan. La vecchia Nan, per chi non lo sapesse, è una signora molto molto anziana che si occupa dei ragazzi Stark da quando sono piccoli, raccontandogli appunto le storie, ma non soltanto dei 6 figli di Lord Eddard, ma si è occupata anche di Lord Eddard stesso e chissà quanto dietro, perché appunto è molto molto anziana. Sappiamo anche che la vecchia Nan è la zia di Hodor. Ok, quindi Bran ci descrive, seguendo appunto i racconti della vecchia Nan: "The wildlings were cruel men," she said, "slavers and slayers and thieves. They consorted with giants and ghouls, stole girl children in the dead of night, and drank blood from polished horns. And their woman lay with the others in the long night to sire terrible half-human children." Ok, quindi Bran crede sicuramente nelle vecchie storie, è anche molto informato di tutte le storie di tutti i cavalieri. E diciamo, appunto, appena pensa ai bruti, gli viene in mente questa, diciamo, questo quadro. Ma in realtà chi è questo uomo? Che ovviamente Bran non lo sa chi è. È uno dei Guardiani della Notte. E non è solo uno dei Guardiani della Notte, bensì è Gared, che per chi ha seguito l'ultima puntata di questa rubrica è l'unico sopravvissuto dei 3 Guardiani della Notte che aprono il prologo del libro. Lo capiamo perché Bran lo descrive appunto come un uomo a cui mancano le orecchie e qualche dito,
e era vestito tutto in nero. Diciamo però che in queste poche righe capiamo che Bran è un personaggio molto osservativo. Effettivamente lui crede che l'uomo sia un bruto, ma perché ha sentito suo fratello che dice ok, è un bruto. Ma in realtà Bran pensa allo stesso momento e dice sì, però è vestito in nero, ha tutti questi abiti, insomma, scuri. Non è che è un guardiano della notte. Quindi, ed effettivamente poi è proprio così. Come funziona l'esecuzione? Allora, nella serie, per chi non è familiare col mio canale, capiterà molto spesso che io faccia commenti negativi sulla serie. Sono una fan del libro veramente accanita, che è un libro veramente molto molto bello e strutturato molto bene, e mi dispiace quando viene banalizzato un prodotto del genere, insomma, come tutti i libri in realtà, perché c'è una persona che ci sta passando anni a scriverlo per un motivo, o magari ci ha passato anni a scriverlo, è la sua idea e io trovo veramente molto brutto che arrivino altre persone d'amblè e devono fare loro la loro versione di una storia che non è la tua, ma di un'altra persona. Allora a quel punto ti fai la tua di storia, cioè crei una storia da zero, non vai a fregare i prodotti degli altri, ma mia opinione. In ogni caso, se noi prendiamo la prima puntata del Trono di Spade, si apre effettivamente con l'esecuzione. Va bene, non è Gareth, ma suppongo che sia Will, quello che hanno fatto uccidere, credo, suppongo perché non viene detto il nome. Ma nella serie noi li vediamo, gli uomini del nord, quindi Ned Stark, i figli e i loro uomini, tutti per terra. In realtà no, diciamo che Bran qui ci dice che lui si trova tra i due fratelli maggiori sui cavalli, quindi Bran è al centro, Robb e Jon stanno sui cavalli e invece Bran, perché è piccolo, sta su un pony. Ed è molto carino perché Bran è un personaggio che si divide tra l'essere un po' infantile ma anche molto maturo, con un grande orgoglio. In questo capitolo si vede parecchie volte l'orgoglio che anima Bran. Infatti anche qui dice lui sta tra i due fratelli e cerca di farsi vedere older, più grande di 7 anni, perché appunto già sto su un pony, poi sto con i miei due fratelli maggiori che per lui sono tipo wow, divini, e quindi io mi devo far vedere, che è la prima volta che sono andato a fare una cosa così importante con mio papà e devo fargli vedere che io sono all'altezza dei miei due fratelli, e questo lui lo fa sempre. Qui abbiamo anche la prima descrizione di Lord Stark. Allora, Lord Stark, che per me sarà e avrà sempre la faccia di Sean Bean, perché quello fu un casting fatto da Dio, quello non posso dire niente, è solo un po' più grande rispetto a come Ned, ma adesso ve lo racconto. Bran descrive suo padre così. Bran's father sat solemnly on his horse, long brown hair stirring in the wind. His closely trimmed beard was shot with white, making him look older than his 35 years. Quindi Ned ha 35 anni, ma sembra più grande della sua età. He had a grim cast to his grey eyes these days, and he seemed not a tall man who would sit before the fire in the evening and talk softly of the age of heroes and the children of the forest. He had taken off father's face, Bran thought, and donned the face of Lord Stark of Winterfell. Quindi, in questo passaggio molto carino, non solo abbiamo la descrizione di Ned come Lord del Nord, quindi appunto questa persona molto ferma, molto solenne, ma allo stesso tempo Bran ce lo racconta come padre. E Ned è un padre amorevole, da cui si vede, perché si siede con i suoi figli raccontandogli storie dell'epoca degli eroi e dei figli della foresta. Quindi Ned passa molto tempo con i suoi figli, cosa che non è scontata per quei tempi. Vedremo infatti altre famiglie che non lo fanno. Ned spende molto tempo con i suoi bambini e i suoi bambini lo amano tantissimo. Ma nel momento in cui deve appunto comportarsi da lord, giustamente Ned mette via Ned padre e diventa Eddard Lord di Grande Inverno. E questo Bran ci fa caso, a questo shift di personalità. È una cosa che studia
e studierà anche più avanti quando vedrà Rob. Qui vediamo anche che Ned ha un'arma particolare, un'arma che attira l'occhio e ti deve attirare l'occhio da lettore. Ned infatti possiede una spada in acciaio di Valyria, diciamo dell'acciaio più rinomato, famoso e costoso del mondo, e la sua arma è una lunga spada, infatti Bran la descrive anche tipo più alta di Rob, Rob al momento ha 15 anni, quindi insomma abbastanza lunga, che è molto affilata, la sua lama è grigio fumo, dicono smoke grey, quindi quel grigio un po' scuro, non scintillante, insomma. Si chiama Ice, si chiama ghiaccio, ed è appartenuta da sempre alla famiglia Stark, quindi a tutti i re dell'inverno e dopo il pledge ai Targaryen per via dei draghi da parte di Torrhen Stark, poi è passata ai Lord del Nord. Allora, in questo momento Bran è molto focalizzato a non farsi vedere spaventato, cosa che ovviamente un po' lo è perché sa perfettamente che quello che andrà a succedere è che il padre taglierà la testa di quest'uomo, insomma lo andrà a giustiziare. Quindi, insomma, a 7 anni vedere una scena di questo tipo ovviamente un po' può intimidire. È più concentrato sul no, io devo far vedere a mio papà che io non ho paura, che praticamente si perde tutto il discorso che probabilmente avrà detto questo guardiano della notte. Anche qui, diciamo, c'è una differenza per quanto riguarda la serie e il libro. Allora, nella serie, quello che io credo sia Will, comunque lui, parla degli estranei direttamente. Per quanto riguarda nel libro, Gareth non nominerà mai gli estranei, non dice a Ned io ho visto gli estranei, anche perché Gareth non li ha visti. Gareth ha abbastanza esperienza da capire che quello che gli è successo a lui e ai suoi compagni non è normale e quindi diciamo che è molto spaventato, ma come poi dirà Ned nel prossimo capitolo, quello di Catelyn, non si è ben capito quest'uomo che cosa voleva dirgli, cioè era proprio stralunato, non ha capito. E quindi Bran non sente, cioè non capisce, non sta lì, non sente estranei, non sente niente riguardante a questa cosa, non c'è nessun motivo per cui lui dovrebbe pensare agli estranei. Perché vi dico questa cosa? E adesso ve lo spiego, tra qualche minuto ve lo spiego. Quindi in questo momento Ned si sta dirigendo verso l'uomo per applicare la giustizia del re. A questo punto c'è appunto John vicino a Bran che, come nella serie, questo è giusto, gli dice non guardare da un'altra parte Bran perché se lo fai il nostro padre lo saprà, quindi guarda avanti, guarda dritto, finirà presto, non ti preoccupare. E Bran lo fa. Dopo l'esecuzione abbiamo l'introduzione di tre personaggi molto, molto importanti all'interno poi della serie. E vediamo John. Vediamo Rob e vediamo Theon. Allora, Theon viene inserito praticamente molto. Perché Theon è così. Theon è un po' un minchione, diciamo la verità. A me lui piace da morire, però è veramente un gran minchione. E praticamente, quando a questo poverino è stata tagliata la testa, Theon ha la brillante idea di dare un calcio alla testa, anche ridendo, perché sì, perché viva. E infatti John lo descrive come ass, coglione. Lo mormora di modo che Theon non lo sentisse, però insomma abbiamo praticamente chiaramente cosa John pensa di Theon. Purtroppo loro stanno ai ferri corti e lo vedremo anche un po' più avanti. C'è una descrizione di Theon. Theon è un ragazzo di 19 anni, dai colori scuri, e ha sempre questo gigantesco sorriso sulla faccia e si trova a Grande Inverno perché si chiama Ward in inglese, credo che in italiano si dica protetto, è un protetto di Lord Stark perché Theon appunto è un Greyjoy e fa parte di un'altra casata importante che non si trova a nord ma Iron Islands, le Isole di Ferro, ma è da 9 anni che vive invece a Grande Inverno, quindi di qua. A questo punto si stanno dirigendo tutti di nuovo verso Grande Inverno. E qui Bran ci descrive la differenza tra Rob e Jon. Allora, Rob esordisce dicendo che a suo parere il disertore, insomma, l'uomo che era appena morto, era morto con coraggio.
John invece sosteneva che era morto con paura. Da qui Bran ci descrive nel dettaglio le differenze tra i suoi due fratelli maggiori. Allora, Rob e John sappiamo da qui che hanno la stessa età, all'incirca. Rob è leggermente più grande di John, ma non di tanto. Sono molto uniti, sono molto amici, ma sono estremamente diversi. Rob viene descritto come big and broad and growing every day with his mother's coloring, the fair skin, red brown hair and blue eyes of the Tullys of Riverrun. Rob ha i colori dei Tully, perciò capelli rosso scuro, occhi azzurri ed è broad, quindi è muscoloso e forte. Dall'altra parte invece abbiamo John. John's eyes were a gray so dark that seems almost black, but there was little they did not see. John was slender, where Rob was muscular. Dark, John, where Rob was fair. Graceful and quick, where his half-brother was strong and fast. Quindi, insomma, sono due fratelli, ma sono totalmente diversi. E questo, insomma, è abbastanza evidente. Cosa che devo dire, nella serie un po' mi disturbò, nonostante mi piacciono molto i casting che hanno fatto per Rob e John, quindi Richard Madden per Rob e Kit Harington per John. Ma dall'altra parte, all'inizio della storia, spero che sia stato per motivi di budget, ma in realtà loro sembrano molto simili e si perde un po' questa cosa del ok, uno è così, l'altro è così. Cioè, io almeno per quanto mi riguarda all'inizio ho fatto una cacchio di fatica a capire chi era chi. Non so se per voi è stato lo stesso, ditemelo perché a un certo punto mi stavo preoccupando perché dico, oddio, non capisco chi è chi. Un altro passaggio molto carino è che mentre loro appunto adesso stavano parlando di ok, com'è morto questo tizio? È morto bene, dice Rob, per me è morto con la paura, dice John, da questi discorsi diciamo più da grandi, si passa Rob risponde: The others take his eyes, he swore, he died well, poi si gira e fa Ratio to the bridge, quindi questi discorsi molto, molto importanti. Poi si gira verso John e fa: Vabbè, garetta fino al ponte? E John: Ma sì, e vanno. A me questa cosa è piaciuta tanto perché, in un contesto medievale, i ragazzi a 15 anni sono considerati praticamente ormai degli uomini, sono adulti, ma giustamente hanno 15 anni. Quindi, mentre fanno questi discorsi, hanno appena visto un uomo decapitato, l'hanno già visto perché loro l'hanno visto più volte. Si girano e quindi prima stanno facendo anche dei discorsi importanti, tipo: Sì, è morto bene, secondo me, meno male, insomma, è stato coraggioso, ma no, ma che dici, si vedeva che aveva paura. Poi si girano: Ok, corsetta? Ma come corsetta? Io la trovo una cosa estremamente carina perché ti dà proprio il senso che questi due ragazzi sono giovani, cioè hanno visto già tante cose, ma sono giovani. Che poi sarà appunto la tragedia di tutto quello che gli verrà a capitare più avanti. In questo momento Bran però ci dice che non segue i suoi fratelli in questa corsa, anche perché dice: Io ho un pony, tanto loro hanno i cavalli, anche se volessi non riuscirei a stare al passo, quindi lasciamo perdere. Si sofferma sullo sguardo dell'uomo e infatti dice che anche lui aveva visto gli occhi dell'uomo appunto vestito in stracci, lo chiama così perché ancora non sa che è un guardiano della notte, e ormai pensava solo a loro, quindi questi occhi l'hanno colpito in un certo modo, ma non riesce a spiegarsi perché l'abbiano colpito così tanto. Al che il padre si avvicina, e qui abbiamo, diciamo, la controparte del discorso che Ned e Bran fanno nel libro e nella serie. Vi spiego prima quello del libro, poi vi dico le mie perplessità su quello della serie. Quindi Ned si avvicina a cavallo e si mette vicino a Bran e gli chiede: Are you well, Bran? Stai bene? E gliel'ha chiesto ovviamente molto gentilmente come al solito. E Bran gli risponde: Sì, padre, sto bene. E questo è carino perché, come scopriamo poi nel prossimo capitolo, era preoccupato per il fatto di portare il suo figlio di 7 anni a vedere un'esecuzione, quindi giustamente si vuole accertare che suo figlio stia bene. Dopodiché, però, la conversazione verte su un altro tipo di, diciamo, di argomento. Bran infatti gli dice: Rob says that the man died bravely, but John says he was afraid. Quindi gli dice: Stiamo parlando tra di noi. E Rob ho sentito che dice che è morto bene.
John invece mi dice che quell'uomo era spaventato. E Ned gli fa: What do you think? His father asked. Bran thought about it. Can a man still be brave if he's afraid? And Ned said, That is the only time a man can be brave. Ok, quindi questa è una delle mie frasi preferite. Al dubbio di Bran, Ned gli dice: Ok, loro dicono questo, però tu che cosa pensi di quello che hai visto? E Bran ci pensa un attimo, però dice, perché evidentemente Bran ha visto sia paura che coraggio, e quindi gli chiede: Ma un uomo può essere coraggioso quando ha paura, quando è spaventato? E Ned gli risponde: Quello è l'unico momento in cui un uomo può essere coraggioso. Brividi. È tanta roba, perché effettivamente uno è abituato a pensare che un eroe, un combattente, sia nelle favole ma anche nella realtà, sia un uomo estremamente coraggioso che si butta nel pericolo, quasi senza pensarci. E non si pensa mai effettivamente alla paura che c'è dietro, ma in realtà l'eroe io penso che sia la persona più spaventata del mondo. È soltanto molto coraggioso da decidere di mettere da parte la paura ed affrontare il problema, magari per una causa più grande. E questo è quello che Ned ci vuole dire. E io credo che sia anche un po' un presagio di quello che effettivamente poi, specialmente i ragazzi Stark andranno a vivere. Cioè, loro saranno continuamente messi in situazioni in cui saranno spaventati, ma dovranno continuare a combattere per loro stessi, per la loro casata, per la loro casa, per la loro famiglia, per il loro popolo. E quindi dovranno essere molto coraggiosi, cercando di sconfiggere la paura, con il coraggio. E questa è una frase che veramente mi piace tantissimo. Ma non solo parlano del coraggio. Qui Ned ci tiene a spiegare a Bran il ruolo di un lord all'interno della loro società, specialmente come gli Stark la vivono. Ned gli dice: Do you understand why I did it? He was a wildling, Bran said. They carry off women and sell them to the others. His lord father smiled. Old Nan has been telling you stories again. In truth, the man was an outbreaker, a deserter of the Night's Watch. No man is more dangerous. Qui gli dice: Hai capito perché l'ho fatto? E Bran gli dice: Certo, era un wildlings, e quindi dice quello che la vecchia nanna gli dice sempre: cioè, rapiscono le donne e le vendono agli estranei. E allora Ned ovviamente ride e dice: Mi sa che Old Nan ti sta raccontando troppe storie ultimamente. La verità è che quest'uomo era un uomo dei Guardiani della Notte, ma è un disertore e non c'è uomo più pericoloso. Perché? The deserter knows his life is forfeit if he's taken. So he will not flinch from any crime, no matter how vile. Quindi quest'uomo è, non lo so, una mano santa per quanto mi riguarda, dice cose che mi fanno battere il cuore. Io come Catelyn sono proprio quest'uomo è il mio cuore. Spiega che un disertore effettivamente sa che la sua vita ormai è finita e quindi, sapendo che la sua vita è finita, non ha più niente da temere, perciò è liberissimo e capacissimo di fare qualsiasi atto vile, che magari una volta non avrebbe mai fatto perché ormai, insomma, cioè perché una volta avrebbe perso la vita, ormai tanto la deve perdere lo stesso, quindi chi se ne frega, questo è il concetto. Ma poi il discorso ritorna dove Ned lo vuole portare, ossia: The question was not why the man had to die. But why I must do it? Bran had no answer for that. King Robert has a handsman, he said uncertainly. He does, his father admitted. As did the Targaryen's kings before him. Quindi qui ovviamente Ned gli dice: ma la domanda che io ti stavo facendo è un'altra. Cioè, non è perché quell'uomo doveva morire, ma è perché proprio io devo ucciderlo. E a questa domanda Bran ovviamente non ha la risposta, perché sì, io studio la storia, ma non è che mi insegnano perché mio padre va a eseguire, insomma, la giustizia del re. Quello lo devo vedere io in prima persona, che è proprio il motivo per cui l'ha portato qui. Bran infatti poi ci pensa e dice: Dio, effettivamente il re ha un boia, chiamiamolo così. E Ned ovviamente dice: Sì, ce l'ha, ce l'ha. E come tutti i Targaryen prima di lui. E poi continua: Yet our way is the older way. The blood of the first man still flows in the veins of the Starks, and we hold to the belief that the man who passed the sentence should swing the sword.
If you would take a man's life, you owe it to him to look into his eyes and hear his final word. And if you cannot bear to do that, then perhaps the man does not deserve to die. Quindi la cosa è che come funziona l'old way degli Stark, perché qui ci spiegano i costumi degli Stark, quindi l'old way degli Stark, che viene presa da i figli della foresta, di cui ho fatto un video dedicato alla Dawn Age e ai figli della foresta, e vi metto il link sempre qua sopra. Praticamente loro seguono queste usanze, gli Stark, perché discendendo dai primi uomini, e i primi uomini avendo imparato tutte le loro usanze da i figli della foresta, diciamo è un lascito di primi uomini e figli della foresta. E quindi cosa fanno gli Stark? La regola è: se tu sei l'uomo che decide della vita di un altro, devi essere anche lo stesso che lo uccide. E dice non solo questo, ma che tu devi all'uomo a cui stai togliendo la vita il diritto di sentire le sue ultime parole e di guardarlo negli occhi. E se non riesci a farla questa cosa, probabilmente l'uomo non deve morire, probabilmente non lo merita. Quindi tu in quel momento devi sentire l'uomo e vedere se è giusto che lui muoia. E poi Ned dice: One day, Bran, you will be Rob Banner's man, holding a keep of your own for your brother and your king, and justice will fall to you. When the day comes, you must take no pleasure in the task, but neither must you look away. A ruler who hides behind paid executioners soon forgets what that is. Quindi ci dice, un giorno Bran sarai, diciamo, uno dei lord fedeli a Rob, chiamiamolo così, è il Bannerman. Avrai un tuo castello e lo governerai in nome di tuo fratello e del tuo re. E la giustizia cadrà su di te, quindi la giustizia, loro chiamano appunto la giustizia del re, quindi questo compito cade anche su di te, sei uno Stark e quindi devi continuare a farla questa cosa. E quando il giorno arriverà, perché tanto arriverà, non dovrai, diciamo, avere nessun piacere nel farla, ma non devi neanche evitarla, cioè è un tuo dovere, devi farlo, però non ci devi ovviamente trarre piacere nell'uccidere le persone. E ci dice Ned che un governante, un ruler, che si nasconde dietro a degli esecutori pagati, presto si scorda cos'è la morte. E questo un lord non deve mai farlo. Questo è quello che succede nel libro, quindi abbiamo un discorso che verte su il dovere, le usanze del nord, un discorso in cui Bran è costretto a pensare, quindi insomma ti fa vedere che lui non è lì semplicemente come spettatore, ma lui deve effettivamente imparare quello che il padre sta facendo. Ecco, da qui vi passo alla versione della serie. Allora, io non voglio essere troppo fiscale. Dove posso evitare, magari lo farò. La vedo difficile. In ogni caso, che succede nella serie? Il discorso che loro fanno non ha niente a che fare con questo, o almeno con il messaggio che qui ti arriva, cioè qui tu devi capire come funzionano gli Stark e Bran come ruler di un castello, che cosa deve fare, che cosa gli è richiesto fare. Molto bene. Nella serie noi abbiamo una frase fatta che è sai perché l'ho fatto? Sì, perché our way is the old way. Ok, va bene, ma all'interno della tua vita, all'interno da Lord, che cosa succede? Cioè, ok, bah, è uno dei miei doveri, basta, appunto, finito, andiamo avanti. Quindi è fatto un po' banale, nel senso non si vede tanto l'insegnamento, a mio parere, che lui vuole dare a Bran, quanto proprio dire, amore mio, figlio mio, luce dei miei occhi, tanto carino e bellino a 7 anni, ricordati però che quando cresci questo sarà un dovere tuo. E tu lo dovrai avere, cioè lo devi affrontare questa cosa, quindi mi raccomando, cioè capisci quello che ti voglio insegnare. Ma non è tanto questo, quanto perché tu me li fai parlare degli estranei? Non ha senso, perché? Tu da qui che cosa mi vorresti far capire? Che Bran è
collegato alla storia degli estranei, che sicuro nel libro è così, cosa che poi nella serie effettivamente non vedi mai, perché Bran ha effettivamente un collegamento con gli estranei, un collegamento che lui scoprirà mano a mano anche in questo libro. Anche infatti la scena del suo risveglio è totalmente diversa, ma quello poi lo vedremo. Quindi tu mi stai mettendo al centro del discorso il problema degli estranei, un problema che, come poi abbiamo visto, alla fine di tutta la roba di tutto il macello che c'è stato, non serve a un cazzo. Perché Bran, a parte mi è diventato un computer, che tu poi mi snaturalizzi Bran, penso che è il personaggio più legato alla sua identità di, penso, chiunque, onestamente. Proprio lui si incazza come un picchio se tu osi non chiamarlo Bran Stark o dire che appunto è l'erede di Grande Inverno o Principe del Nord, perché si incazza proprio. Quindi lui è fortemente legato alla sua personalità, al suo nome, a ciò che gli spetta come Bran Stark. Quindi che tu me lo cambi è già un casino, ma pace interiore. tu mi dici che lui è il risolutore della vita di questa lunga notte che è durata appunto 7 ore, perché è la notte, una notte, per poi farlo fare da esca? Cioè, tutto il suo apporto alla battaglia è fare da esca? Ma che cazzo? Io trovo assurdo, onestamente, che tu apri la storia di questo ragazzino quando poi non dovevi farlo, perché non è così, ma puntandogli la storia tutta sugli estranei, e poi alla fine dei giochi non gli hai fatto fare un c***o per gli estranei. Cioè, allora, o rimani sulla cosa del libro, che ci facevi più bella figura, perché qui non parlano degli estranei, proprio non ci parlano di questa roba, parlano di politica, e visto a quanto pare a te piaceva proprio questo progetto perché era politica, io non capisco perché i Lannister possono avere tutta la politica del mondo, ma gli Stark no, perché sono ragazzini. Ma i ragazzini la soffrono ancora di più la politica rispetto ai grandi, perché i ragazzini, come ci insegna adesso House of the Dragon, proprio li affossa, perché vanno lì e cercano di ucciderli, di toglierli, di giocare con loro come tipo le pedine. È un casino, cioè i grandi se la cavano un po' meglio, quindi voglio dire, sarebbe stato anche, secondo me, a mio parere, molto interessante vedere dei ragazzini, come poi è nel libro, doversi destreggiare tra la politica e tra gli stronzi che cercano di distruggergli la famiglia. Ma andiamo avanti. Ned e Bran hanno parlato. Jon torna a cavallotto. Padre, Bran, aiuto! No, aiuto. Bran, padre, ascoltatemi! E loro, che succede, Madonna? Che è fatto? Che è successo? Rob ha trovato una cosa. Venite, venite, è importante, è importante. Al che c'è uno dei personaggi, penso, più carini che mi mancherà. Si chiama Jory Castle. Per chi non lo ricorda, nella serie ha questa faccia. Ma lui è il figlio di Ser Roderick Castle, ed è, diciamo, la guardia del corpo di Ned, ma non solo è la guardia del corpo di Ned, ma è anche molto vicina ai ragazzi Stark, cioè proprio li porta a pesca, ci gioca insieme, perché scopriamo che Grande Inverno è un po' diversa rispetto agli altri castelli. Cioè, i ragazzi Stark crescono a stretto contatto con la servitù, con i poveri, con i nobili e con i soldati. Quindi proprio li conoscono, ci giocano, ci parlano, è proprio prassi, fanno proprio così. Al che succede? Jory si avvicina a Ned e gli dice: mio signore, che è successo? Ci saranno problemi? E Ned fa: senza dubbio, quando si tratta dei miei figli, sicuro è successo qualcosa. Andiamo a vedere che casino hanno combinato stavolta. E mi fa sorridere perché, appunto, uno è abituato a vedere Ned come appunto stoico, no? Però quando si tratta poi dei suoi bambini, come i migliori papà, cioè si scioglie, quindi ne parla sempre bene, anche come un po' per dire: guarda un po' che avranno fatto adesso, andiamo a vedeva. E mi piace tanto, perché probabilmente la famiglia Stark è la famiglia più unita che c'è in tutta la serie. Proprio unita visceralmente, si vogliono un bene dell'anima. Loro sono proprio quasi un po' utopistici, perché veramente vengono trattati appunto molto bene, i ragazzi non vengono assolutamente avvicinati a schemi politici, nel senso, per quanto riguarda, che ne so, però il momento matrimoni o attento a quello, perché al nord non ce n'è bisogno. Il nord è pacifico, stanno tranquilli e stanno tra di loro. E quindi diciamo che i ragazzi Stark sono vissuti in un contesto familiare abbastanza normale, diciamo in un contesto quasi moderno, in cui sono semplicemente ragazzi che vivono la loro vita, si divertono e hanno i loro doveri. Ma arriviamo al momento topico del capitolo, ossia
il ritrovamento dei meravigliosi Metalupi. Che anche qui è un po' diverso, e prima vi parlo del libro, poi vi parlo della serie e di quello che penso. Intanto Bran ci descrive un po' il nord in questo periodo, che sono appunto le nevicate estive, le chiama, solo che stanno diventando molto pesanti. Infatti Rob si trova nella neve, tipo il suo ginocchio è metà, cioè il suo stinco praticamente è metà coperto dalla neve, e tiene in mano un affarino che Bran al momento non vede. Allora ovviamente poi scende, perché poi Bran è molto curioso, quindi scende. Va dal suo pony, corre dal fratello per andare a vedere che cosa c'aveva in braccio, e in braccio lui ha appunto questo cucciolo di lupo, perché al momento pensavano che era un lupo. Al che arriva Theon alla riscossa e ci dice: What in the seven hells is this? Greyjoy was saying. A wolf, Rob told him. A freak, Greyjoy said. Look at the size of it. E allora, quindi Theon che gli dice: Ma che è sta roba? Tradotto. E Rob gli dice: È un lupo, che vuoi che sia? Theon fa: Non credo proprio in abominio, perché guarda quanto è grosso. E infatti Bran ci dice: Half buried in bloodstained snow, a huge dark shape slumped in death. Ice had formed in its shaggy grey fur, and the faint smell of corruption clung to it like a woman's perfume. Bran glimpsed blind eyes crawling with maggots. A wide mouthful of yellow teeth, but it was the size of it that made him gasp. It was bigger than his pony, twice the size of the largest hound in his father's kennel. Quindi, nella neve c'è questa gigantesca figura che appunto ha la pelle shaggy grey, quindi grigio scuro, insomma un po' arruffata, e già si sente che è morto da un po', perché appunto sentono l'odore. Bran vede che l'occhio, diciamo, cieco c'ha sopra le mosche e vede i denti gialli. Però la cosa che gli fa fare wow è la grandezza di sta bestia, perché praticamente è più grande del pony, e un lupo più grande di un pony già mette ansia, e sicuramente 2 volte più grande dei mastini più grandi che ci sono a Grande Inverno, quindi insomma è una bestia abbastanza grossa. Da quello che so, diciamo che i metalupi dovrebbero raggiungere la stazza di una mucca, se non più, quindi io mi immagino un lupo grosso più di una mucca, e nonostante sia uno dei miei più grandi sogni avere un cane così, perché beh, il cagnolone, ma cacchio che paura, perché insomma, cioè, non è proprio una bestiolina piccolina, che anche nella serie hanno fatto con le capoccette così, no? Che il mio cane ce l'aveva più grande, vabbè, sempre così. Al che tornano Theon e Jon alla riscossa, perché a me la loro relazione mi fa uscire di testa, poverini, perché vivono una situazione un po' difficile, simile, diversa, ma difficile. E mi fa ridere perché stanno sempre a bisticciare, proprio non ce la fanno. John dice a Theon: It's not a freak, it's a direwolf. They grow larger than the other kind. And Theon Greyjoy said: There's not been a direwolf sight and sound of the wall in 200 years. I see one now, John says. Mi fanno morire perché proprio, cioè, questo bisticcio non è un abominio, è un direwolf semplice, cioè. Ovviamente sono più grandi degli altri, dice John. E Theon fa: ho capito, ma i direwolf qua non sono mai scesi, quindi che è mo sta novità? E John: Io ne vedo uno. Mi fanno volare. Io li adoro, proprio mi fanno veramente volare. Abbiamo Bran che per la prima volta prende il suo metalupo in braccio. Al momento non userò il nome del metalupo di Bran, non userò il nome del metalupo di Bran finché non leggeremo il modo in cui Bran dà il nome al suo metalupo. Quindi, per non confondere come se lui già l'avesse scelto, io vi dico: Bran è il suo metalupo. Quindi Bran si avvicina a Rob con questo batuffolo in mano, e Rob glielo vuole anche, insomma, far vedere, dice: Ma lo vuoi vedere? E ovviamente sì, cioè Bran dice: Certo che lo voglio vedere, lo guarda, no? E appunto c'è la descrizione che è piccolino, è ancora cieco perché è nato da poco, e si attacca a Rob quasi come se fosse la mamma. Al che si avvicina a John con un altro pargoletto e gli dice: Tieni, questo qui è il tuo. E dice anche che ce ne sono cinque. E ho trovato molto carino che Bran riceve il suo metalupo da John. L'ho trovata molto, molto carina questa cosa, che è quasi come se gliel'avesse scelto lui. Al che, appunto, Bran si va a sedere poi col metalupo, perché capirà, io lo capisco, lo faccio adesso, ho 27 anni, lo faccio ora, appena vedo un cane tipo così.
Figurati un bambino di 7 anni, lui corre, si va a sedere nella neve con questo batuffolino lì in braccio. Al che però non vi dico, succede il macello. Perché succede il macello? Perché gli uomini del nord, che non sono per niente superstiziosi nella vita, cominciano a fare. È un segno, cioè è un segno terribile questo, proprio peggio non ci poteva capire. Che pure Ned fa, dice: ma che state a dire? Cioè, ma è soltanto un poverino, un animale morto, dai, lasciamo perdere, insomma, poverino. Ma che l'ha ucciso? Chiede. E Rob, tutto convinto, io l'ho scoperto. Mi fa volare questa cosa perché loro sono tutti, soprattutto i maschi, così concentrati a farsi vedere dal padre, no? Tipo, guarda papà, guarda, guarda, io sono forte, io l'ho trovato, lo so io, cosa è successo? Mi fa morire questa cosa. E Rob dice: c'è qualcosa in gola questa bestia, e proprio qui sotto, sotto il mento. E al che Ned si avvicina e va a togliere questa cosa e si scopre essere il corno di il corno di un animale, quindi può essere un alce, può essere un cervo, comunque uno di questi tipi di animali qui, che ci ricorda una casa in particolare. Ora, in questo momento, sempre perché gli uomini del nord non sono assolutamente superstiziosi, scende sto silenzio incredibile che anche Bran dice si poteva sentire che avevano tutti paura di quello che stava succedendo. Perché rimangono tutti sconvolti? Perché sicuramente per il tipo di ferita che aveva, questa povera Metalupa non poteva aver dato alla luce i cuccioli e poi dopo era morta. Questa era già morta e loro sono riusciti a uscire lo stesso. E quindi capirai, uno degli uomini dice: Born with the dead, worse luck. Che uno può dire, per quello che poi andrà a succedere, loro dice: oddio, forse era vero. Ma in realtà i Metalupi sono penso, la più grande salvezza che questi ragazzi hanno trovato. Quindi probabilmente era un omen per quello che sarebbe successo, ma questi Metalupi in realtà salveranno la vita ai ragazzi Stark sempre e saranno sempre al loro fianco, non li tradiranno mai, non li tradirebbero mai. Al che appunto poi uno degli uomini fa: No matter, said Hallen, they be dead soon enough too. Quindi nessuno alla fine, alcuni sono molto superstiziosi, altri dicono: vabbè, so cuccioli, li lasci qui, moriranno, cioè non è che vogliono fa. Al che Theon, ovviamente, che non si fa mai i cacchi suoi, dice: sì, the sooner the better. Theon Greyjoy agreed. He drew his sword, give the beast here, Bran. E the little thing squirmed against him as if it heard and understood. No, Bran cried out fiercely, it's mine. Bellissimo. Praticamente, appunto, dicendo tanto non sopravvivono, Tion fa: ok, a posto, ci penso io. Vieni, Bran, dammi quell'affare, lo ammazzo subito. E Bran dice: no, non lo uccidi, anche senza paura, proprio fiercely, quindi proprio convinto. È mio, cioè questo è mio, quindi tu non ti avvicini proprio. Al che interviene anche Rob: put away your sword, Greyjoy. Rob said, for a moment he sounded as commanding as their father, like the Lord he would someday be. We will keep these pups. Quindi pure Rob dice: state buono, questi sono i nostri, sta buono, non fare niente. Al che Arwin, che è il figlio di Hallen, che dovrebbero essere tutti quelli che vivono, che fanno tipo i kennel master, quindi quelli che si occupano appunto dei cani di grande inverno, gli dice: guarda, non lo puoi fare, ragazzo, sarebbe più merciful, quindi più giusto ucciderli subito. Bran in questo momento guarda il padre tipo per dire: no, ti prego, dai, cioè no, non si può fare questa cosa. Però Ned gli dice: guarda, ha ragione. Infatti dice: better a swift death than a hard one from cold and starvation. Quindi dice: meglio che muoiono subito rispetto a farli morire appunto di fame e di freddo, no? E Bran qui sbrocca, dice: no, no, e sente gli occhi riempirsi di lacrime, ma lui non vuole far vedere al padre che piange, quindi guarda via, sta tutto, io me lo immagino così. Cioè, mi fa impazzire, Bran, io lo adoro, perché lui non vuole piangere davanti al padre, cioè lui è il figlio di Lord Stark e non piange davanti al padre, perché è veramente tanto orgoglioso. Al che John arriva e dice: Lord Stark, dice, there are 5 pups, 3 males, 2 females. You have 5 troubled children, John said, 3 sons, 2 daughters. The werewolf is the sigil of the house. Your children were meant to have these pups, my lord. Quindi John interviene e dice: mio signore,
Aio, sono cinque cuccioli, tre maschi, due femmine, proprio come i tuoi figli legittimi. È un segno, anche perché il metalupo è il sigillo della casa. È un segno, cioè, non c'è modo. Aikebran è molto riconoscente a John perché dice proprio, anche se ha 7 anni, Bran si rende conto che suo fratello, John, stava facendo una cosa apposta di modo che non uccidessero i cuccioli, ossia io mi levo dal conteggio dei figli perché sennò il conteggio non torna. E siccome sono bastardo, mi levo e dico: sono i loro, quindi io non li ammazzerei. E questo ovviamente Ned lo capisce e infatti gli chiede: You want no pup for yourself, John? He asked softly. The direwolf's graces is the banner of House Stark, John pointed out. I'm not Stark, father. Their lord father regarded John thoughtfully. Quindi, diciamo che appunto Ned gli fa: Ma tu non lo vuoi un cucciolo, John? E lui dice: No, appunto il direwolf è il simbolo di casa Stark e io non sono uno Stark, quindi non c'è problema. Al che Ned lo osserva thoughtfully. Questo thoughtfully mi ha molto incuriosita perché, come per dire, non lo so, cioè magari sono io che mi faccio i film mentali, però è un po' come per dire, effettivamente per metà no, perché Ned lo sa, gli fa male sicuramente dirlo, però probabilmente lo pensa, perché thoughtfully è strano, cioè pensieroso, non tanto triste, rammaricato, o magari, capito, come per dire, poverino, no? Cioè, Dio mio. Quindi no, probabilmente ha fatto un tipo di pensiero come per dire... Sì, effettivamente tuo padre non è uno Stark, ma non fa niente, insomma, cioè, gli dispiace sicuramente. Al che, siccome c'era un silenzio imbarazzante, Rob si fa avanti, lo adoro, e dice: I will nurse him myself, father. Quindi ci penso io da me, padre. I will soak a towel with warm milk and give him suck from that. Quindi dice: Non ti preoccupare, gli do da mangiare io, non c'è problema. E ovviamente Bran si alza e fa: Sì, pure io! Tanto mi fa ridere. Al che Ned se li guarda e gli dice: Sì, easy to say and harder to do. Quindi è facile dirlo, poi a farlo voglio vedere. Io non voglio che la servitù si avvicini a sti cosi perché voi dovete averci i cuccioli. Non esiste, quindi se li volete, ci pensate voi. If you want these pups, you will feed him yourself. Is that understood? Dice quindi, appunto, dovete far voi, io non voglio che nessun altro se ne occupi. Al che Bran fa: certo, assolutamente. E subito il cucciolo che ha in braccio si muove e gli lecca la guancia. E Ned continua: You must train them as well, their father said. You must train them. The Kennel Master will have nothing to do with these monsters, I promise you that. And the gods help you if you neglect them or brutalize them or train them badly. These are not dogs to beg for treats and slink of a kick. A direwolf will rip a man's arm off his shoulder as easily as a dog will kill a rat. You are sure you want this? Quindi gli dice: Come gli date da mangiare, però li allenate, perché io non voglio assolutamente che nessuno delle persone che si occupano dei nostri cani a grande inverno si occupino di questi affari perché li volete voi e ve ne occupate di tutto punto, proprio non mi interessa. E proprio che gli dèi abbiano pietà di voi se li trattate male o se li allenate male, perché un direwolf non è un cane e un direwolf non è un lupo, cosa che purtroppo dalla serie ci siamo un po' scordati anche per la size, anche per la stazza di questi affari. Un metalupo è estremamente difficile da abbattere e ha praticamente la capacità di ammazzare un uomo così come proprio un cane normale fa con un ratto. Quindi sicuri che volete prendere questa responsabilità? Gli dice Ned e Bran fa: Yes, father. E Rob: Yes. Poi Ned dice: The pups will die anyway, despite all you do. E Rob dice: They won't die. We won't let them. Ed è bello perché già sono
totalmente in simbiosi, già uniti con questi cuccioli. Già sentono, già il cucciolo sente quando uno è felice. L'abbiamo visto appunto con Bran che subito gli ha leccato la guancia. E si prendono subito la responsabilità di questi cuccioli. E il bello è che poi vedremo che se la prendono veramente, cioè non è come. Magari quando uno è bambino che dice sì, ma faccio tutto io! E poi dopo invece lascia tutto alla mamma. Loro se ne occupano proprio precisamente, perfettamente, ci pensano loro, nessun altro si avvicina al loro metalupo. Allora, nella serie invece vediamo, è tutto un po' più freddo, non si capisce come Ned cresce i suoi figli, perché per me è molto importante sapere che gli Stark sono abituati evidentemente che se tu devi fare qualcosa la responsabilità è la tua e te la prendi al 100%. Non mi interessa. Prendi una decisione, ci campi, questa è la filosofia. Ma la cosa che più in realtà mi dà fastidio di questa scena non è tanto la scena del ritrovamento dei Metalupi, perché lì devo essere proprio super fiscale, non voglio esserlo, ma c'è un problema. Nella scena ed è il cervo all'inizio. Allora, tu mi fai vedere che c'è questo cervo ammazzato in mezzo alla strada e poi vedi che c'è un metalupo ucciso. A parte che mi sembra che si sono uccisi a vicenda. Perché mi ci focalizzo? Perché qui questo dettaglio è molto importante in realtà per il personaggio di Catelyn. Questo momento in particolare, quello del metalupo trovato con un corno di cervo in gola, è un problema che Catelyn si farà spesso e lo vedremo anche nel prossimo capitolo. Catelyn, infatti, non si fida del re, non si fida della famiglia del re già da subito perché ha questo costante pensiero che hanno trovato un metalupo morto con un corno inficcato nel collo da un cervo. E quindi lei subito si preoccupa per il marito. Quindi il fatto che tu mi fai vedere che il cervo è già morto, io già entro in un po' nella mentalità, anche forse inconsciamente, che i Baratheon non c'entrano niente. In realtà il fatto che se il re è invischiato in tutto quello che succede nel libro, è un grande punto interrogativo che si fanno sia Ned che Catelyn. E nella serie questa cosa tu non la percepisci molto, cioè già dai per scontato che sono stati i Lannister erroneamente, perché anche quello poi è da vedere. Ma se tu mi fai vedere subito che anche un cervo è una vittima, quindi cervo e metalupo sono vittime, io immediatamente, magari poi io sono troppo allegorica, però se ci pensate, subito ti viene da pensare, sono le due vittime. Di che cosa? Magari un leone di montagna, che se non mi sbaglio lo dicono. Leone di montagna, mo dovete uscire il leone di montagna perché sono i Lannister. Però una conversazione di quel genere a me fa pensare: quelli c'hanno il leone di montagna, quelli hanno il cervo era morto e loro hanno il lupo. Oddio, che faranno? No, non devi farlo questo pensiero perché non è quello il punto. Cioè, qui è tutto, è un libro fondato sulla paranoia a un certo punto. Il primo soprattutto è fondato tantissimo sulla paranoia. Se tu mi metti subito un cervo morto, è tutto facile. Cioè, ok, a posto, anche i Baratheon non c'entrano niente, sono tutti povere vittime tranne i leoni di montagna o i leoni in generale. Quindi quello è la cosa che a me ha dato più fastidio. Per il ritrovamento dei Metalupi, come al solito, poteva essere fatto meglio, ma vabbè. E finiamo con il ritrovamento di Jon di Spettro. Si sono rimessi tutti a cavallo, hanno tutti quanti il suo Metalupo in braccio. E a un certo punto, mentre camminano, Jon fa: fermi, avete sentito? E succede. E Bran dice: lui sentiva solo i rumori del bosco. Però era chiaro che Jon stava sentendo qualche altra cosa, se no non li avrebbe fermati. E quindi Jon fa: lì! E scende nella neve, si abbassa e torna con un gigantesco sorriso, che è adorabile questa cosa, e dice tutto contento: ma guardate, he must have crawled away from the others, quindi probabilmente si è allontanato dagli altri, dice, tenendo questo batuffolino bianco tra le mani. E Ned dice: or been driven away, o è stato allontanato. Qui abbiamo, diciamo, una piccola descrizione dei manti dei Metalupi, anche se poi dopo li avremo nel dettaglio, ma qui ci fanno sapere che i cinque sono tutti grigi o neri, mentre quello di Jon è bianco con gli occhi rossi. Bran si sofferma anche a dire che quello che ha in braccio Jon è l'unico che vede, mentre gli altri sono ancora tutti ciechi, al che
Tion dice, è un albino, anche ovviamente con il suo solito sfottò, perché se lui non sfotta e Jon non è felice, e dice questo qui morirà anche prima degli altri. Al che Jon lo guarda, lo imbruttisce, per chi non sa imbruttire, è un termine romano, io sono di Roma, quindi è tipo lo guarda brutto, gli risponde, I think not, Greyjoy, he said, this one belongs to me, quindi questo appartiene a me. È molto molto bello questo momento perché Jon è proprio felice di aver trovato questo metalupo, perché anche secondo la sua teoria gli dà, diciamo, il diritto di dire anche io sono uno Stark, anche io faccio parte della famiglia. Ed è molto bella questa cosa, soprattutto appunto la fierceness, la testardaggine che ci mette anche nel dire a Tion no, bello, questo è mio, non muore manco per niente. La cosa però che mi ha fatto fare così quando ho letto, è che mentre nella serie fanno dire a Tion che era stato allontanato dalla madre, questo cucciolo, qui lo dice Ned, e guardando anche questo sesto cucciolo mi ha incuriosito, non so se vuol dire niente, però è stato un dettaglio che mi ha fatto fare qua. Un'altra cosa, ecco appunto, è proprio la gioia di Jon nel trovare questo cucciolo, che invece nella serie sembra quasi, cioè, che lo tiene tipo così, che imbruttisce, e sta tipo incazzato quasi che ho trovato sto coso. No, quella è un simbolo, è bello, che hai trovato questo metalupo. Così si conclude il primo capitolo di Bran, che appunto ti introduce gli uomini di famiglia Stark, le persone con cui loro sono abituati a interagire, che sono di più di due. Poi vediamo appunto le usanze di casa Stark, le vediamo più nel dettaglio, cosa è richiesto dai ragazzi, vediamo la caratterizzazione dei tre ragazzi Stark e di Tion anche, nonché anche ovviamente di Ned, più nel dettaglio, cosa che nella serie, ripeto, a me un po' era sfuggito, soprattutto per quanto riguarda Rob e Jon. Niente togliere ovviamente agli attori, non è colpa loro. Questo era il primo capitolo di Bran. Fatemi sapere se lo conoscevate, quali sono le vostre impressioni. Vi ricordo che se avete qualsiasi tipo di domanda, di curiosità o punti di trama, teorie che volete che io tratti o di cui vogliamo parlare insieme, nell'info box c'è il modulo di richiesta e se vi fa piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto ciò, io mi levo dalle balle, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di A Game of Talks. Fare la cavia? No, per fargli fare la bait, per fargli fare... come si chiama? E questo capitolo è un capitolo... La? No, la prova per fargli fare la? Sarebbe stato appunto un breve... Ho un vuoto. Bait. E si trova... Problemi con la mia lingua. Ah, eccola, sì. Thank you.